Festoria 2007, ritorniamo qui finalmente dopo 13 anni, quest'anno è il 14° anno, la 14ª edizione del più grande festival soronnese, l'unico fino a 3 anni fa, ma qualcuno cerca di farci concorrenza. È il 6 settembre, è la prima serata di questa manifestazione e siamo al tavolo in compagnia con la prima band che inaugurerà la primissima serata di quest'anno. Abbiamo deciso di disturbarli a pranzo, a cena scusate, perché è buissimo, vedete quanto è buissimo fuori, e proprio perché abbiamo deciso di disturbarli tenteremo, senza troppa aggressività, di fare delle domande e speriamo che rispondano correttamente. Dopo passiamo alle presentazioni, se ci stiamo nel nastro naturalmente. Io ho qua di fianco un componente che, se non sbaglio, era il chitarrista. No, assolutamente no, io suono la batteria. Mi chiamo Yuma e sono qui con i miei compagni per fare una buona serata country e bluegrass questa sera. Mi dicevano che questa band fa rock oltre che bluegrass e forse anche un po' di pop. Sì, facciamo un po' tutti i generi, ma più che altro siamo stati quest'estate a Nashville e a Nashville abbiamo incontrato più generi musicali e abbiamo voluto accostarci a questo bluegrass, questo che letteralmente significa erba blu. Ed è un genere molto sanguigno, molto vitale, e vogliamo proporlo qui questa sera a Festoria. C'è qualcuno tra di loro che può spiegarci meglio il significato di erba blu con tutte le sue accezioni negative o positive? Ma sì, qua abbiamo il chitarrista qui che è un attimino preso a bere la birra. Allora passiamo subito la parola al leader del gruppo, che è Alberto Sant'Ambrogio, e che vi spiegherà lui cosa significa bluegrass letteralmente. Alberto, ci puoi spiegare davvero la definizione, l'accezione migliore che hai di questa parola? Non lo so. Alberto è stato molto esauriente e siamo felicissimi di aver avuto delle risposte, e quindi ti potremmo fare possiamo farti un'altra domanda? Sei stato anche tu in questo viaggio? Sì, sono stato anch'io insieme a loro, insieme eravamo in 5, è stato un bellissimo viaggio che si è concluso meravigliosamente poi in Florida, a Mollo, nelle acque caraibiche. Ecco, un bel viaggio, lo consiglio a tutti. Ho scoperto che nell'organico della band abbiamo anche uno strumentista particolare che è la sirena. Però c'è un altro che è più irruente e vuole parlare prima. Avevamo una sirena elettronica, ma si è guastata l'ultima data. E quindi abbiamo sostituita con questo ragazzo. Fagli sentire. Abbiamo una sirena meravigliosa, quante canzoni riesce a fare lui alla volta? Allora, lui è quello che nel momento in cui la serata prende il volo, cioè proprio la gente non ce la fa più e continua a ballare, parte la sirena. È un po' come la sirena dei pompieri, quando c'è un incendio partono i pompieri. Quando la serata prende fuoco abbiamo il violinista, bravissimo, che parte con la sirena. Scusami, ma c'è sempre il vostro musicista che continua a rompere, nel senso... Vuoi salutare la mamma? Sì, ciao mamma. Ce l'ha chiesta anche Bono Vox, ma noi l'abbiamo tenuta. Famosissimo Bono Vox, che è un editore di fumetti. Esatto, fa un fumetto che è Gordon Blue, che è un fumetto eccezionale. Poi dopo nel suo passatempo preferito è fare musica con degli altri che si chiamano V2 o U2, non mi ricordo più. V2 è ottima, questa me la segno sul taccuino. Comunque ragazzi, a che ora avete intenzione di iniziare a suonare stasera? Dipende quando parte la sirena. Se parte subito andiamo. No. Dunque, allora, salutiamo tutto il pubblico di Festoria 2007, sì, esattamente. Questa è la Mama Bluegrass Band, tra poco con noi. Settembre 2007, siamo alla 14ª edizione di Festoria, siamo in compagnia della band La Stasi, che si ripropone quest'anno durante la terza serata, suonerà stasera, e sono in compagnia di... Giorgio. Daniele. Lorenzo, Luca, Stefano, Luca. Ok ragazzi, voi so che suonate da parecchio tempo, ok? E tra tutte le persone che si sono presentate adesso c'è anche uno special guest. Sì, c'è l'ultimo della fila, ma non l'ultimo per importanza, che è Luca, che ha suonato sul nostro disco il violoncello e questa sera suonerà il violoncello live con noi. La Stasi cos'è e da quanto tempo suonate insieme? Allora, suoniamo insieme con vari rimpasti da tanti anni.
Diciamo che la band esiste dalla fine del 2002 e siamo arrivati solo adesso a un esordio discografico, diciamo, pubblicato regolarmente, al di là dei classici demo distribuiti tra amici o nei live. Siamo arrivati solo ora a questo traguardo, diciamo. Quei classici demo di cui la maggior parte degli incassi le fanno le famiglie e gli amici, e le famiglie sono importantissime. Esatto. Ogni componente ne compra una e va benissimo così. Comunque abbiamo qua con noi il disco che si intitola L'estate è vicina. Possiamo farlo vedere alla telecamera. La Stasi, L'estate è vicina, il primo disco. Quanti brani, ci vuoi raccontare qualcosa, quanti brani sono e di cosa parla questo disco? Allora, sono 11 brani, diciamo che è un po' una raccolta di tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, nel senso che ci sono brani più recenti, altri più antichi, che sono stati un po' così riposizionati, riproposti, riarrangiati, ed è un po' il quadro di quello che siamo noi musicalmente. Voi avete iniziato prendendo spunto da qualche band in particolare, da qualche suono in particolare, tipologia di suoni? Ma diciamo che ognuno di noi aveva le sue influenze abbastanza eterogenee, comunque indirizzate verso le sonorità rock, chi magari più così ritmiche, più verso il punk per dire, chi più verso magari la psichedelia per intenderci. Okay. E poi dopo, vabbè, le jam session in saletta hanno portato poi a far venire fuori il nostro suono, che pian pianino si è costruito da solo. Vi voglio fare un'altra domanda. Io so che la Stasi, nella maggior parte dei casi, se non sbaglio, suona con delle proiezioni, giusto? Perché le proiezioni e cosa proiettate? Allora, le proiezioni sono dei montaggi di film che ci piacciono molto. Questa sera ci sarà anche la proiezione del nostro videoclip del singolo. Sono sia film che cartoni animati, che addirittura spot pubblicitari, e ci piace un po' dare un po' anche questa dilatazione alla nostra musica, con delle immagini che rappresentano un po' lo stato d'animo che vorremmo in qualche modo comunicare con l'esibizione live. Ecco. Prima dell'intervista mi dicevi che il video è stato creato interamente al computer, giusto? Digitale? Sì. L'hai creato tu? Sì. Come è fatto? Si è creato da solo in digitale. È stato fatto a cartoni animati, da me, la mia casa di produzione, e ci siamo occupati così del singolo in accordo con la casa discografica. È venuto fuori un videoclip che è soprattutto un corto, che si rifà anche qui all'atmosfera un po' del brano, e che insomma adesso sta facendo anche il suo iter, spero a breve, sulle televisioni musicali e per adesso nei vari festival dedicati. E insomma ci sta dando anche qualche soddisfazione. Quindi la Stasi finalmente, dopo anni di musica, riesce a pubblicare un disco, riesce a fare un video che sta vincendo e sta partecipando a dei concorsi di cortometraggi. Io sono in compagnia di tutte e cinque, e come ieri faccio un'altra domanda che per me è fondamentale, che ieri l'hanno presa sul ridere, però è fondamentalissima. Voi da dove arrivate? Cioè, Saronno o anche dintorno? È da là. Aspetta, passiamo a un altro musicista. Tu sei Daniele, il chitarrista, che vuole raccontarci la sua origine. La mia origine più o meno si trova qui a 150 metri. No, siamo per lo più tutti di Saronno, dintorni, insomma Cislago, ragazzo là in fondo. La special guest di stasera viene invece da Cologno, per il resto siamo tutti di questa zona, insomma. Un'altra domanda, vi ricordate in particolare un concerto fatto in un posto particolare, o per tanta gente che ci fosse, o perché è venuto divinamente? Avete in mente qualche esibizione in particolare? Magnolia a dicembre, al Magnolia a Milano a dicembre, quello è stato un bel concerto. Abbiamo suonato anche a Spazio Musica a Pavia, un gran bel locale, alle Piccole Iene a Romagnano Sesia. Gli ultimi 6 mesi sono stati abbastanza buoni come live, come soddisfazione, diciamo. Poi è sempre bello, diciamo. Adesso passiamo alle domande invece serie, perché Piero da Saronno mi consiglia, mi suggerisce sempre di fare delle domande serie. Quanto aiuta la musica ad avere una donna? Allora, tutti iniziano a suonare solamente per un motivo: non esiste la passione per la musica. Si inizia pensando che, siccome normalmente ognuno ha dei miti televisivi o sulle riviste, che è una chitarra con di fianco il Jack Daniels e una ragazza, inizia sempre per quel motivo. Poi in realtà si rende conto che la musica è molto bella e quindi diciamo che non aiuta per niente. La realtà è che qualcuno si ferma alle donne e qualcuno purtroppo al Jack Daniels, quindi giusto. Noi siamo in mezzo, tra le donne e il Jack Daniels c'è la musica, stiamo lì. Io voglio fare una domanda al tastierista di nome Luca. Invece è reale parlare di binomio musica-alcol?
Diciamo che ha la sua importanza anche quello, insomma, ogni tanto ci si lancia in certe serate che magari con la musica hanno poco a che fare, con l'alcol un po' di più, però insomma è importante, fa parte anche quello ogni tanto delle serate nostre, delle... Bene, allora io saluto la Stasi e saluto Piero da Saronno, vi lasciamo all'8 settembre che è il terzo giorno di Festoria 2007, 14esima edizione, stasera suonerà con noi la Stasi, per che ora è previsto il concerto? Intorno alle 10. Intorno alle 10, un saluto a Piero da Saronno e a tutti coloro che ci guardano. Edizione di Festoria 2007, il secondo giorno, 7 settembre e siamo in compagnia della band Mellow Toy, appoggiati al proprio furgone, tra l'altro, come potete vedere dalla bellissima scritta dietro. Siamo in compagnia di Titta, Lorenzo e Matteo. Che strumenti suonate? Chitarra, basso e batteria. Ok, i Mellow Toy sono una band che è nata nel 2001, ma avete iniziato a suonare esattamente nel 2003. Quanti eravate? Mi raccontate un po' la vostra formazione. Allora, prima eravamo in quattro, abbiamo esordito in quattro, poi siamo diventati sei. Per un periodo si è stati 5, adesso ritorniamo a essere 6, da domani. Una partita tombola per la vostra band, ok, giusto? Ok, ottimo. E il primo disco quando è uscito? Il primo disco è del 2004. Si chiamava? Si chiamava Mellow Toy, perché okay, la fantasia è la qualità peculiare di questa band. Ok, a questo punto mi viene spontaneo chiederti cosa significa Mellow Toy. È meglio che non lo dico. È un giocattolo per signorine. Abbiamo appreso che Mellow Toy è un giocattolo per signorine, di cui lasciamo la spiegazione ai posteri. Dunque, voi avete iniziato, ripeto, nel 2003 con questi cambi di formazioni. Il primo disco era ispirato magari a qualche band in particolare? O voi avete delle preferenze? Ma diciamo che il primo disco era più improntato sul crossover, quindi quello che poteva essere Limp Bizkit o comunque tutta la scena rap americana. Dove è stato registrato? Mezzanima Studio, ad Arcore. Il secondo disco invece ci sono stati dei cambiamenti importanti, qualcosa di particolare da raccontare? Sì, ne è venuto fuori un disco più istintivo, più un pochettino più duro. Abbiamo appesantito un pochettino il sound, ci piace far casino. Appesantito un po', noi abbiamo sentito il sound, cioè che sono decisamente pesanti, insomma. Ma no, dai, nella norma. Vi faccio un'altra domanda, so che avete partecipato a un Gods of Metal, giusto? Ci raccontate l'esperienza, com'è partecipare al Gods of Metal, perché credo che per una band che faccia il vostro genere musicale sia qualcosa di veramente molto molto importante. Sì, è bello, sicuramente è un casino, perché è un casino e poi ci si ubriaca molto presto. Ottima risposta, ci ha fatto arrivare ai punti cruciali della discussione subito. Ora lascio all'ultima domanda, che per me è importante ma anche per voi, immagino. Facciamo rispondere lui, va bene. Voi da dove venite? Noi siamo brianzoli e veniamo da Desio. Per la maggior parte del gruppo, poi c'è qualcuno di Cesano, Paderno, un po'. Ok, sempre Brianzoli, quindi ce l'avete fatta ad uscire dal guscio ed arrivare qui. Brianza Prato. Da Desio a Saronno non è lunghissimo. No, non possiamo dirlo a tutti, però, naturalmente. Allora, volete lasciare qualcosa ai vostri fan? Qualcosa da dire? Ciao. Questo è un messaggio il più originale di quelli che abbiamo registrato negli ultimi 3 anni, probabilmente. Salutiamo Piero da Saronno e questi sono i Mellow Toy che suoneranno stasera alle ore 10. 10:30 anche facciamo, siamo un po' larghi con gli orari. Festoria 2007, ciao a tutti. Ciao. Settembre 2007, stiamo iniziando la 14esima edizione di Festoria. Questa è la terza serata, abbiamo con noi Mercy Miss Monroe che suoneranno questa sera, non so esattamente a che ora, per ultimi. Sono gli headliner, quindi si chiamano così, ovvero la band di punta, per chi non lo sapesse. Testa, linea testa, qualcosa del genere, com'è? Linea di testa. Il gruppo di testa, insomma. Abbiamo con noi Matteo. Ciao. E Giovanni, che sono rispettivamente cantante e voce, giusto? Cantante e chitarrista. Cantante e chitarrista, sì, pardon, e batterista. Il Mercy Miss Monroe che per noi hanno già suonato un sacco di volte per il ciclo. Alla 12esima edizione di Festoria. Vi aspettate tanto pubblico per stasera, immagino? Sì. Io voglio il pienone, suono non suono. Io voglio tutto pieno, suono non suono. Tutto pieno. Non so. Stipati in ogni ordine di posti.
Ma ascolta, allora, voi avete registrato due dischi, giusto? L'ultimo si intitola, e mi dici anche due cose sull'ultimo disco? Sì, posso prendere io? Certo. Si chiama, il disco si chiama Some Minor Crimes. Sì. E, è stato registrato più o meno un anno e mezzo fa, è uscito qualche mese fa. E, sta vendendo decentemente, anche sì, perché non l'abbiamo, no, a noi piace pensare che sta vendendo tantissimo, in realtà non abbiamo assolutamente nessun dato statistico di vendita, però non importa. Lo stiamo portando in giro, l'abbiamo portato in giro, abbiamo fatto dei live in primavera e abbiamo presentato le canzoni nuove. Questo è quello che stiamo facendo in questo periodo. Vi rivolgo due domande che ho fatto alla band precedente, perché per me sono molto importanti, ma credo anche per voi. Primo, ditemi la realtà sul binomio alcol-musica. Eccola. Ecco. Allora, scusa, che ore sono? Che ore sono? Saranno le 5, le 4. Ecco, guarda il binomio com'è. Sono già a questo punto qua. Ha vinto la musica, allora, nel tuo caso. Vince l'alcol. Io, cioè, in realtà suonare è un pretesto per bere gratis. Non suoniamo mica per la passione noi. Sembriamo facce di persone. Noi suoniamo per l'alcol gratis, perché quando tu vai a suonare in qualche posto c'è sempre qualcuno che ti offre birra. Poi con la scusa che sei del gruppo ti danno ancora più da bere. Infatti consigliamo sempre, scusa Giovanni, consigliamo sempre a quelli che ci chiamano a suonare di farci suonare il prima possibile, perché almeno rischiano meno il fatto che qualcuno di noi magari non sia in grado di fare il live. Questa sera non hanno ascoltato il nostro consiglio e ci ha fatto suonare per ultima, vediamo come finisce, cazzo, meno. Questa, comunque faremo l'album delle grandi verità della musica, assolutamente. Allora, voi suonerete più tardi, avete già partecipato ad un'altra edizione di Festoria due anni fa, avete suonato per il Circolo Briganti un bel po' di volte, mi ricordo, e tra l'altro il pubblico era molto carico, molto con anche un sacco di esponenti del sesso opposto. Sì, certo. Te ne sei accorto? Sì, mi sono accorto. Ma questa è la cosa bella. Ma anche loro se ne sono accorte. Se ne sono accorte anche le ragazze. Sì. Ma la cosa bella della nostra band è che piace sia ai maschi che alle femmine. E le femmine vengono molto spesso ai concerti. Più per me. Cioè, in realtà le femmine vengono per me. Gli uomini vengono per ascoltare la musica. Esatto. Diciamo che punto forte della band a livello di donne sono io. Vengono per me. Un po' perché sono l'autore di tutte le canzoni dei Mercy Miss Monroe. Questa fa parte delle grandi verità della musica ancora. Vediamo se dice la verità stasera. Vedremo stasera. Vengono da bere. Cioè, in realtà mi usano queste maledette, perché vengono da me, sanno che suono, mi chiedono da bere gratis e poi spariscono. E quindi con me. Poi spariscono con lui perché è il cantante, tu sai che il batterista è sempre dietro e non se lo caga nessuno, diciamocelo. E allora devo usare questi mezzucci, offro da bere, queste cose qui. E poi vanno mezzucci. 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 Capito? Tra l'altro mezzucci mi fa venire in mente la canzone, no? Quale? Oh, you gotta let me in on tonight. Oh, su queste note che non conosco, sì, non sapevo di che canzone stessimo facendo le note, salutiamo Piero da Salone, salutiamo Festoria, salutiamo i Mercy Miss Monroe. No, ancora un po'. C'è il batterista che vuole ancora dire qualcosa, allora noi continuiamo, no, senza problemi. No, di... vuole essere ripreso. Facciamo un'inquadratura solo di te che non dici niente, dai, un secondo. Parliamo. No, inquadratura solo. No, solo così non mi vergogno, però parliamo di... Tu muovi la bocca e io dico le cose che dici tu. Cosa vuoi dire? Parliamo di... Possiamo fare tipo delle domande tipo... delle domande tipo a... Come si chiama quel programma dove fanno le domande ai cellulari, sai? Tipo... MMS, SMS... Quella roba lì. Tipo, tu fai la base, tunz, e io gli faccio le domande. Cosa dice la tua ragazza al primo appuntamento? È bellissimo! Dai. Allora fa la base? Vai, ciao. Ma c'è già la base? No, questa qua, vai. Come ti chiami? Claudio. Quanti anni hai? 23 ottobre. Che segno sei? Del leone. Ascendente vergine. Ascolta, cosa dici al primo appuntamento ad una ragazza? Le dico, ciao, sei bellissima. Ciao, sei bellissima. Mi piacerebbe conoscerti e magari, che so, portarti anche fuori a bere qualche cosa.
Ma la prima sera solo baci o anche tutto il resto? Dipende, se lei è disponibile pure tutto il resto, no? Perché no? Ma la domanda clou è quella, ma una botta e via o l'amore per tutta la vita? Beh, guarda, io la botta e via l'ho fatta tantissime volte, pure con tanti miei amici, quando mi fanno girare i cosiddetti una botta e via ce la do, però l'amore per tutta la vita è sempre, l'amore è sempre l'amore. Ok, ringraziamo i Mercy Miss Monroe anche per questa parodia, perché abbiamo scoperto che sono terribilmente versatili. E a questo punto, ragazzi, Versace. Versatile. Guarda come sono versatili. È finita, però. Ciao Piero, finita. Salutiamo gli ascoltatori, Piero. E guardatori anche. E guardatori, è vero. Guardatore. Piero è dietro la videocamera. Lo stiamo salutando adesso. Ciao Piero. Venerdì 8 settembre, Festoria 2007, sono le 6:30, sono in compagnia della band Io Drama, che suonerà stasera sul palco grande di Festoria, band che io ho conosciuto pochissimo tempo fa grazie a qualcuno degli altri organizzatori di Festoria, in località Lainate, durante un festival di cui non ricordo il nome, però comunque una cosa molto più contenuta. Sono in compagnia di tutta la band, 5 elementi, in particolare parlerò con i due Fabrizio, che sono l'uno la voce, l'altro chitarra. Prima chitarra, seconda chitarra, non fa differenza. Non fa grossa differenza. È un misto, insomma. Intrecciamo. Dunque, Io Drama, inizio con te Fabrizio, col Fabrizio 1. Io Drama cos'è e che genere fate, se si può spiegare? Sì, spiegare sì, si può, però è una cosa lunga, infatti preferiamo sempre invitare la gente a venirci a ascoltare su MySpace, però in generale facciamo rock androgino, lo chiamo rock androgino da una vita perché effettivamente che sia rock è evidente, no? Abbiamo una formazione batteria, basso, due chitarre, voce e violino, però non è esattamente rock, cioè abbiamo tante influenze tutte diverse, ci siamo sempre contaminati, per cui abbiamo un pochino sì radici sia lontane che più nuove, siamo abbastanza liberi nella composizione. Io Drama è un progetto che è nato poi nel 2004, in realtà venivamo tutti da varie esperienze e è nato col chiaro intento di fare musica propria e di cercare di tirar fuori un disco, cioè con un certo impegno, disco che poi è uscito, quindi è uscito a marzo. Ti faccio una domanda, come mai l'inserimento del violino e se l'inserimento del violino è proprio arrivato da una delle tante vostre influenze? Allora, l'inserimento del violino non è arrivato da una delle nostre influenze, nel senso che io ovviamente sono passato per gli After Hours che hanno il violino, ho avuto un periodo di grandissima passione per i Velvet Underground che hanno la viola, tantissime band hanno utilizzato il violino e nonostante questo non sono quelle che hanno ispirato questa scelta. Al momento in cui ci siamo trovati, diciamo, agli inizi proprio del gruppo, a mettere giù le fondamenta, boh, è uscita fuori questa cosa, tra poco anche tra me e lui, io l'avevo detto subito, sto violino ci sta, e poi niente, così dal cielo è arrivato il signor Vito Gatto lì in fondo a destra e basta. Poi niente, una volta che, cioè, non avessimo trovato lui probabilmente ci passava anche la voglia, invece certo. L'idea c'era, lui era perfettamente inserito nel contesto, quindi non ci facciamo neanche più questa domanda, se devo dirti la verità, tanto ormai siamo così. Io Drama so che hanno un disco, hanno un disco pubblicato dopo un paio di promo e hanno anche un video che sta girando su Match Music e Rock TV, e Rock TV. Sì. E ha girato per una decina di volte anche su MTV, sì, il canale, sì, nazionale, sì, non quello di Sky. Sì, sì. Io so che avete registrato un video e mi interessa in modo particolare esplicitarlo per il semplice fatto che parte di questo era girato nella sede, che tra poco sarà ex sede, no, del Circolo Culturale I Briganti. Al di là delle novità della news, raccontaci un po' questo video e perché è stata scelta la nostra sede. È avvenuto tutto molto per caso, il disco era praticamente finito anche se ancora non era andato in stampa, sapevamo che avremmo dovuto tirar fuori un singolo, il singolo scelto era China sulla fine del mondo, che potete vedere proprio da iodrama.com, ma anche su MySpace, YouTube, tutto quello che volete, è un pochino dappertutto, il video appunto di cui parlavi prima in rotazione. E niente, mentre pensavo a questo video, a come realizzarlo, sono andato a vedere un gruppo di amici, My Old Hangover, che suonavano proprio al Circolo Briganti. Ah, okay. Sono arrivato al Circolo dei Briganti, tra l'altro dopo 20 minuti che cercavo la strada sono arrivato lì e basta, l'ho visto, ho detto, ho conosciuto tempo due minuti, ho conosciuto i ragazzi dei Briganti, ho detto io dovrei fare questo video con la nostra band, così vi andrebbe se facciamo l'esterna in cui suoniamo tutti nella corte del circolo, basta, ci siamo sentiti, loro sono stati disponibilissimi e basta.
e poi abbiamo girato il singolo lì e basta. Poi adesso siamo anche qua, quindi diciamo che siamo legati dal destino. Siamo felicissimi di essere stati scelti per questa cosa e speriamo che qualcun altro lo faccia. Speriamo anche che questa struttura, che vada a rinnovarsi, perché è purtroppo decadente, ma per qualche motivo verrà ristrutturata da capo e magari possa ospitare altri video e possa fare da scenario per altre cose del genere. Guarda, io posso dire una cosa soltanto, proprio perché queste cose ce le ho veramente a cuore. Non sono di Saronno e quindi ovviamente non conosco neanche le politiche interne o cose del genere, però un luogo come quello, ristrutturarlo tutto e renderlo qualcosa che non è, per me è un abominio, sinceramente. Piuttosto lo utilizzino per qualcos'altro, però è un posto per i giovani in cui, non lo so, c'è... Sì, è vero che è un po' decadente, ma perché quando stai sotto al Colosseo, cioè ti sembra tutto intero? No, però è bello lo stesso, non avrebbe senso veramente ristrutturarlo del tutto, bisogna riconsiderarlo perché è molto affascinante. E i briganti e il circolo dei briganti lo sa sfruttare anche bene con gli eventi che fa, per cui è un po' un peccato, insomma, ridurlo a una costruzione come un'altra. Se dovessi fare la didascalia al commento, direi l'involontaria politica giovanile. Voi, vi faccio una domanda, faccio a te Fabrizio così cambi un po' interlocutore. Ricordate in particolare uno dei vostri concerti per entusiasmo vostro piuttosto che entusiasmo del pubblico? Ma molti concerti ricordiamo bene, parecchi. Sicuramente quando li facciamo a casa nostra, a Settimo, che c'è questo Palazzo Granaio, noi sentiamo molto di più il concerto effettivamente, per il calore del pubblico, per quello che ci trasmette, tutto qua, e per le radici che abbiamo anche nel posto. Dunque ricordiamo parecchio quando suoniamo a Palazzo Granaio a Settimo, effettivamente, e poi nel Velvet di Rimini, per esempio, Tempio del Rock, tutti questi manifesti di gruppi storici, insomma è stata una bella emozione. Gruppi storici, e loro sembrano intendersi, perché l'altro Fabrizio uno parlava di Velvet Underground, che è una band veramente terribilmente nota, e che ha fatto la storia della musica, e oltretutto il cantante poi è diventato produttore, ha fatto delle cose importanti, sì. Esatto. Dunque, Iodrama, stasera cosa avete intenzione di fare? Ci riserverete qualche sorpresa o qualche cosa nuova nel repertorio piuttosto che... Allora, stasera forse no, perché abbiamo un tempo limitato. Ieri sera l'abbiamo fatto perché eravamo per esempio al Transylvania Live a Milano, avevamo la nostra serata con tutto il tempo a disposizione, e domani sera idem. Stasera purtroppo ovviamente, siccome ci sono tre band, che noi, ma anche la Stasi e Mercy Miss Monroe, sono band che anche loro hanno il loro spettacolo, vedremo di essere proprio precisi coi tempi, quindi cerchiamo di fare quello che facciamo di solito. Però guarda, non partiamo, la scaletta c'è, ma poi in realtà quando siamo sul palco sì, improvvisiamo, c'è della teatralità quando capita, improvvisazione, magari a volte spariamo il concerto dritto così senza neanche parlare, dipende dalla situazione, vediamo un pochino come uscirà fuori. Ascolta, prima di salutarci vorrei che deste a tutti gli telespettatori i vostri contatti di MySpace, il vostro sito e infoline, piuttosto che un indirizzo email a cui raggiungervi. Certo, allora il sito ufficiale è www.iodrama.com, dove trovate tutto, la nostra biografia eccetera eccetera. Per invece interagire con noi, anche se lo potete fare anche dal sito ufficiale, molto meglio da myspace.com/iodrama, e potete sentire anche tutti quattro pezzi, e poi tramite i vari MySpace nostri personali ci sono altri pezzi sempre dell'album, quindi potete assaggiarlo un po' tutto e basta. Quindi questi sono i due contatti principali. Il vostro disco è acquistabile anche da internet? Il nostro disco è acquistabile da internet, il titolo del disco è Nient'altro che Madrigali, e lo potete trovare sul sito www.tuberecords.it, e potete fare il vostro acquisto anche lì. Bene, allora ringraziamo Iodrama per questa intervista, ringraziamo Piero da Saronno che ce l'ha realizzata. Grazie. E in bocca al lupo per stasera, e buona serata a tutti, insomma. Crepi e viva Festoria!